Hi everyone. This is a test on the use of combined pronouns, Italian reflexive pronouns with direct pronouns. If you want to review the combined pronouns, you can find the video in the information box. You will find 10 dialogues. You will have to complete the sentence with the correct combined pronoun. You will have 5 seconds, but if you need more time, you can pause the video. After 5 seconds, you will have the solution. Let's see an example. Ragazzi, vi siete lavati il viso? Laviamo subito. First of all, identify which is the correct reflexive pronoun to use. Then the direct object to be replaced with the direct pronoun. To help you, the reflexive verb will be written in red. Finally, complete the sentence with the combined pronoun as follows. Ce lo laviamo subito. Let's start. Laura, hai portato la merenda? Sì, la mamma la mette nello zaino. Non scorda mai. Laura, hai portato la merenda? Sì, la mamma la mette nello zaino. Non se la scorda mai. Hi! Do you know that by subscribing to the channel you always stay up to date on the latest lessons? Also help us a lot. So what are you waiting for? Giorgio, ti sei lavato le mani? Lavo adesso. Giorgio, ti sei lavato le mani? Me le lavo adesso. Ragazzi, questo spogliatoio è un disastro. Vi siete fatti la doccia? Facciamo subito. Ragazzi, questo spogliatoio è un disastro. Vi siete fatti la doccia? Ce la facciamo subito. Ragazze, vi vedo sempre con le trecce. Fate tutti i giorni? Ragazze, vi vedo sempre con le trecce. Ve le fate tutti i giorni? Laura, compra questa giacca. Metterai tutto l'inverno. Laura, compra questa giacca. Te la metterai tutto l'inverno. Giorgio, cosa hai fatto ai capelli? Non pettini la mattina?
Giorgio, cosa hai fatto ai capelli? Non te li pettini la mattina? I bambini hanno il costume? Mettono nella cabina. I bambini hanno il costume? Se lo mettono nella cabina. Grazie per i fiori, Luca. Ti sei ricordato del mio compleanno? Certo, ricordo tutti gli anni. Grazie per i fiori, Luca. Ti sei ricordato del mio compleanno? Certo, me lo ricordo tutti gli anni. Abbiamo sudato tanto. Ti fai la doccia qui in palestra? No, faccio a casa. Abbiamo sudato tanto. Ti fai la doccia qui in palestra? No, me la faccio a casa. Ragazze, dove sono i vostri libri? A casa. Dimentichiamo sempre. Ragazze, dove sono i vostri libri? A casa. Ce li dimentichiamo sempre. That's all for this lesson. If you liked it, leave a like and subscribe to the channel. See you at the next lesson.